La Deborah voleva salire sopra lì. Sopra quella scala lì. Se fosse stato aperto lei sarebbe salita. Chissà per andare dove. Cosa? C'è un'altra di lusso che ho trovato parcheggio qui. Sì. È stato il mio istinto. A un passo dal centro. Chissà se troviamo qualche cartina. Perché qua inizia proprio la zona traffico limitato del centro. E lì si vede subito la basilica di qualcosa, o no? Mi ricordo. Beh, ma è una delle 10 cose? Sicuramente. Adesso è quando leggerò il grosso. Quindi tu hai detto qualcosa? Sì. Non lo so, a me piace più viverli alla cazzo. No, ci ho pensato anch'io, ho detto vabbè, ma lo guardo lo stesso. Non lo so. Hai detto no. No, un conto è sapere qualcosa così a grandi linee, tipo, non so, c'è la Sagrada Famiglia a Barcellona, vado, la vedo. No, ultra grandi linee. Minchia, Marco 4. Non so sti parchi. È che noi abbiamo già superato i primi due. Non lo sapevamo. Beh, comunque dopo usciamone in fretta. Piccolissime viuzze di Mantova. Questa sarà una delle vie più bazzicate la sera. Non ti ricordo però. In questo momento mi ricorda Pinerolo. Che profumo di caramello. Ci saranno le golosità di qua. Sono in mezzo alla strada bel belli. Non è proprio così pedonale. Giriamo subito, ta 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 ta. No,
In ristrutturazione no. Piazza Andrea Mantegna. No, è dedicata al Mantegna questa piazza. Filo. No, ciao, andiamo subito dentro a vedere sta basilica, ahimè, chiusa. Dove dobbiamo andare noi? Dov'è? 1. Ci sarebbe... Ah, il 2, noi siamo al 2, giusto? Questa cos'è? No. Ah. Noi siamo Basilica di Sant'Andrea che 7. Beh, comunque questa è Mantua. Ah, Basilica di Sant'Andrea. Vabbè, il 2 qua è attaccato. E dov'è l'1? Palazzo Ducale? Sarà su, dietro, quindi basta che ci muoviamo di qua. Questo qua non si riesce a sapere, questo che c'è l'orologio astronomico. Bene, stanno restaurando tutto. Mangiamo qui. Un centro amato. Meno pizza, 11 euro. Ma che bello quel balconcino. Ah, meno pizza, 11 euro. Quasi quasi. Qua ci sarà un coperto di 20 euro. Ho comprato anche il caffè. Bibite, acqua. Questo invece cos'è? Il Palazzo della Ragione. Torre Francescana, orologio di Bartolomeo Manfredi. Andiamo sopra a guardare da sopra come al solito. C'è anche la musica. Ma le casse coperte. A svelare gli arcani. Niente, dentro c'è una mostra dell'ambientazione. Com'è? Cosa si vede? Sono gli scogli di Siamo al Palazzo della Ragione. È patrimonio mondiale dell'UNESCO. Manti. Ah. Spiegaci queste cose. Il signore Gesù.
ha detto che sono riproduzioni degli abiti ritratti su questi quadri, probabilmente saranno quadri famosi. E ci sono poi varie guide sparse che descrivono quello che c'è anche il banchetto che riproduce un po' quello che era l'usanza. Non so di chi è il passivo, da 1400. Qui deve essere il pezzo di punta. E qui il banchetto. No. Ha detto che una volta le parrucche si mettevano per limitare il diffondersi dei pidocchi. Non rimanevano in casa. Che schifo. Tristezza. I resti di un affresco. Deborah che guarda l'abito di Vincenzo I Gonzaga. 1587. Eccolo lì il nostro Vincenzo Gonzaga. Che brutto. E poi qua tutti gli altri. Volevo andare a vedere quello da vicino. Margherita Paleologa. 1531. Quello che vedi che secondo me. Quadro di Federico II Gonzaga del Tiziano si trova a Madrid nel Museo del Prado. Magari un giorno lo vedremo e ci potremo ricordare di aver visto. Quindi questo l'abito. Riprodotto. Quello è un ritratto di Federico II Gonzaga ad opera di Tiziano. Tiziano. Passaggini carini per arrivare in cima alla torre. Ta 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 ta. E poi ancora. Queste sono le finestre che possiamo aprire, guarda fuori. Sì. Le vecchie lancette lasciate qui a svernare. Questi sono i numeri romani e questi sono i numeri classici. Quelle che sono attaccate giù. Quindi
quindi era diventato un orologio che segnava l'ora, tutto basta, non aveva più niente né di astronauta e né tantomeno di astronauta. Una delle tante modifiche. Dove mangeremo noi probabilmente? Menù pizza. Beh, carino comunque mangiare qua, eh. Oh, tutto in restauro, ma che roba. Qui ho appena starnutito. Non sarà una polvere o sarà... Pendolo di cui Marco Fontana dotò l'orologio nel 1721. Finispi. È veramente grossa. Siamo ancora su una torre, la torre E3. Cioè guarda lì che figa, è la casa e poi c'è tutto il terrazzo così. Cioè pensi in estate lì come viene figo, eh? Ma ti li mangi? Abitata, però. Boh. Se non abitata è il solito spreco italiano. Allora, tutte e tre le case vecchie e poi là il palazzone in fondo, là un'altra basilica. Luna. È luna e tutto va bene. C'è foschia, ma in dove che buona foschia. Questa è la visione dalla quarta finestra, con i laghi di Mantova sul fondo. Vamos. La Deborah voleva salire sopra lì, sopra quella scala lì. Se fosse stato aperto lei sarebbe salita. Chissà per andare dove. La torre della gabbia. Ma noi proseguiamo dritti. E qual è l'immagine che vedevo io? Ah, profilo dal ponte San Giorgio. E prima dobbiamo andare a Piume. Guarda che bella zona. In un posto storico di Mantova, loro ci infilano un Mac. Mi testa il caso. Oh, qui ci siamo per arrivare in un posto figo. Il Duomo, Palazzo Ducale. Poi c'è a sinistra il Museo Diocesano di Gonzaga. E adesso andiamo via. Bella, ma che piazzone! Perché? Ecco, io ho il palazzo locale.
non avevamo visto ancora niente, non avevamo visto. Solo pasta fa contare. La mia torre degli asinelli. Questi si fanno aperitivi. Quindi questo è il famoso palazzo ducale. Are you sure? Quello sarà il grande. Bello. E questo cos'è?